Lunedì le aziende metalmeccaniche irpine si fermeranno per un'ora alla fine di ogni turno. Nella stessa giornata, alle ore 17, incontro con Stellantis a Napoli, al quale parteciperanno le segreterie nazionali e territoriali con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Prato La Serra. La mattina invece ci sarà un incontro con la direzione di Confindustria Avellino. Sindacati e lavoratori consegneranno in via Palatucci una serie di proposte per implementare la sicurezza al fine di evitare il ripetersi di queste tragedie. Il sindacato esorta le istituzioni e le aziende ad una maggiore collaborazione per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i dipendenti. La sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un diritto fondamentale che deve essere difeso e tutelato con ogni mezzo a disposizione. Solo il giorno prima della tragedia che è costata la vita a Domenico Fatigati, i sindacati avevano manifestato in tutta Italia per dire basta morti sul lavoro e sollecitare maggiori investimenti rispetto alla sicurezza e alla formazione sui luoghi di lavoro. Proprio in queste ultime settimane il numero dei morti ha ripreso a crescere. Per restare in Irpinia ricordiamo che il giorno di San Valentino a Monteforte è morto Isidoro Di Lorenzo, magazziniere 35enne che stava lavorando in un deposito farmaceutico. Tuttavia il sindacato registra una costante distrazione rispetto a questo tema, anche a livello legislativo, a partire dal codice degli appalti che prevede la possibilità di appaltare lavori a massimo ribasso, senza dimenticare il capitolo dei subappalti.